è brutto sempre, è molto antipatico parlare degli arbitri, però questa volta probabilmente è inevitabile. Il primo tempo il gol era non regolarissimo di più, cioè c'è stato mezzo metro dentro, poi il colpo di testa che uno parte da dietro non ha dato in malafede. Poi sul gol ho visto la punizione che era secondo me inesistente, poi lasciamo stare. Sono dispiaciuto perché c'era tanta gente e non meritavamo sicuramente di perdere. Quanto vi sentite penalizzati? Ma tantissimo, perché quando vai in vantaggio poi cambia la partita, loro devono fare la partita e tu devi ripartire, potevamo far malissimo. Però sono scontento perché dal primo minuto ho visto parecchi su episodi tutto al contrario, però lasciamo stare, perché sennò se parliamo male degli arbitri poi ci danno contro. Però sono scontento da questo punto di vista, perché noi ci dobbiamo salvare una e non si fanno queste cose qua. Un gol del genere non si può non dare. Allora, mister, parliamo dell'Andria, come giudica la prestazione dei suoi? Primo tempo benissimo, secondo tempo un quarto d'ora 20 minuti buono, gli ultimi 20 minuti non mi sono piaciuti sinceramente, perché ho visto chi è entrato doveva dar di più, invece però lasciamo stare, poi ci può stare anche. Però sono scontento solamente dal punto di vista proprio, non può dare un rigore del genere, ti cambia la partita secondo me. Per quanto riguarda gli esterni, lei ovviamente ha detto più volte che ha voglia di provarli, di cambiarli molto spesso durante la partita. No, Ministro non lo volevo cambiare. Ministro ha preso un calcione dietro la schiena, mi ha chiesto la sostituzione, non lo volevo cambiare perché stava benissimo, sinceramente. L'ho cambiato per forza di cose, perché ha preso un calcio dietro ai reni e non è stato manco ammonito e manco ha dato la punizione. Sinceramente si è avvicinato l'arbitro e gli ha detto poi due parole. Quando poi dopo due secondi mi ha chiesto sostituzione perché stava malissimo, perché non riusciva manco a camminare. Con l'uomo in più si poteva fare meglio? Si poteva far meglio, come con l'uomo in più si può far pure male, perché ci sono delle partite che con l'uomo in più si fa male, perché c'è la voglia di far gol, però si inizia a lanciare da dietro la palla, invece abbiamo sbagliato, dovevamo girare la palla solamente. Dovevamo girare la palla, dovevamo allargare il gioco, invece non l'abbiamo fatto. Cosa cambia nella testa dei ragazzi dopo questa sconfitta? Ma può far male, può far bene, perché adesso sta la partita sotto del Barletta, quindi non lo so se fa male o fa bene. Io, secondo il mio punto di vista, devono prendere il lato positivo, che è quello che loro hanno fatto una buona prestazione, meritavano di vincere e hanno perso. Può essere negativa la cosa, però io la prendo sempre dal lato positivo. Se questa è una squadra che deve vincere il campionato, noi non abbiamo ben figurato contro di loro. Meritavamo di far benissimo, non bene, perché se ci danno il gol ti cambia la partita. E poi c'è stato anche un fallo di mano su Innocenti, non visto, io l'ho visto benissimo, non so se l'avete visto voi, forse in aria, su un traversone, quindi parecchie cose non mi sono piaciute, però lasciamo stare. L'aspetto essenziale dell'Andria che va necessariamente migliorato. Come? L'aspetto essenziale dell'Andria che va necessariamente migliorato in vista del derby contro il Barletta. Ma va migliorata, chi entra si deve dare da fare di più, deve dare più coraggio alla squadra, perché i cambi fanno la differenza. Loro hanno fatto qualche differenza, noi non abbiamo fatto meno differenza.